La violenza minorile è un problema che riguarda l'intero paese, lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi dopo quanto accaduto alla discoteca di Bagnoli lo scorso weekend. Molti genitori però sono preoccupati a causa dell'escalation di criminalità che ormai è all'ordine del giorno e vede protagonisti sempre più giovanissimi. Sara, hai ricevuto una telefonata l'altra sera di tuo figlio? Sì, mio figlio che era lì dalle 6 e era tutto tranquillo, mi aveva mandato il messaggio, le foto, si era mangiato il panino. A un certo punto verso le 9 mi chiama dicendo: mamma, io me ne sto andando perché c'è stato un accoltellamento. È tornato a casa e mi ha raccontato che praticamente ha visto questo ragazzino pieno di sangue, accompagnato però dalla sicurezza, e sì, il tempo di girarsi ha visto tutti che correvano dalla spiaggia. Lui ha detto: mamma, io è stato in quel momento, ma fino a quel momento era tutto molto tranquillo, cioè io sono stato anche perquisito quando sono entrato. Nelle De Milano, lei ha messo su una rete di genitori e da tanto tempo che lei sta lanciando degli allarmi, che risposte ha avuto? Le risposte purtroppo non sono incoraggianti, perché tutte le denunce presentate hanno sempre un'attività di indagine molto breve che spesso si risolve con un nulla di fatto, ed è proprio questa l'escalation che noi abbiamo sempre temuto e che si sta realizzando, perché tutti i microcrimini che non vengono che non impattano con la giustizia poi non fanno altro che creare un'escalation di irregolarità e di illecito. Da qui parte un appello forte e chiaro anche ai genitori. Andiamo in piazza, ricordiamo a tutti che i nostri figli sono un patrimonio importante, quello che hanno vissuto, i genitori che sono stati chiamati, c'è stato un accoltellamento, non deve essere più vissuto da nessuno, perché è un'ansia e una preoccupazione. Noi diamo l'autorizzazione a scendere ai nostri figli, ma non vogliamo avere delle telefonate con un accoltellamento, che ci dica che c'è un accoltellamento.